Avan, tu come approcceresti Yolanda? Voilà. Sì. Ma se non è così. Butto un grido. Un grido. Accendo una fornace. Non accendo la fornace. Devi avere metodo, devi avere modi, devi avere charme. Eh? Charme. Ah. Sai cos'è lo charme? Sì, cos'è? È il centro commerciale che sta qua a Modù. Sta lo charme a Modù e a casa Mastro. Sa che gli amici miei Massimo, pure qua sta Massimo. Ehi, lo charme, l'eleganza, il savoir-faire. Eh? Il savoir-faire. Il savoir-faire da anni. Con Massimo il come sa... sto a ferire adesso. Lascia stare. È un fatto proprio di eleganza. È un fatto che tu hai intrinseco in te. Non si come zana gasta me la casa. No, no, no. Posso parlare in italiano? Parlo in italiano. Fai finta. Sì, abbiamo capito. Oh, fai finta che noi non siamo nell'anfiteatro di Modugno, ma siamo nel più bello American Bar di Modugno. Mocca l'American Bar, eh. Vabbè, popolato. Yolanda. Ah. Per gli amici? Iole. Oh! Iole. Una ragazza a cui non bisogna mai mettere i piedi in testa. Ricordiamoci questo, eh. In che senso? Lo sanno in tutto il mondo, vietato calpestare la Iole. Aia! Allora, sto dicendo, Yolanda... Yolanda? Vedi se mi fa parlare. Fai finta che Yolanda è appoggiata al bancone di un bar. Beh. E sta sorseggiando un drink. Sì. Appoggiati al bancone. Yolanda, non è un caffè. Appoggiati al bancone del bar. Così. Ah, vedi? E qui ha un drink. Che cos'è? Un long drink. Ma dai, però, sì, andiamo avanti. Yolanda sta sorseggiando un drink. Quella? Con la canuccia? Sì, sono fatti su. Dall'altra parte, tu lo stesso stai sorseggiando una bella perona ghiacciata, un altro drink. Un mojito, una capirosca, una capirosca, la tachipirina, sì, la tachipirina, la supposta così, e ti accorgi di Yolanda, che cosa dici appena ti accorgi di Yolanda? Quella! No, tu la vedi e dici, però guarda lì che bella ragazza, boh, sorte di perchione. Voglio, ma tu da che ti fumi? La Madonnella, un cartellino. Ah, ecco. Tu vedi Yolanda e dici, però vedi lì che bella ragazza. Da quest'altra parte, Yolanda ti vede e dice, però guarda lì che tipo interessante. A me? A te. Uela. No, non è uela. Deve essere forte la ragazza. È qui che inizia l'approccio. L'approccio, oh. Sì. Okay. Che cosa fai? Tu, con fare elegante, con il bicchiere in mano, tu ti avvicini a lei. Sì. Con passo elegante, con... Devi essere uno che ci sa fare. Uno che ci sa fare. Così, con passo elegante, tu ti pettisci. Tu devi fare l'uomo villoso. Villoso. Pieno di villo. Che? Pieno di villo. Che? Io c'ho la villa rosmarina. C'ho la villa. Pieno di villo. C'ho un'altra villa tra me. Massimo, villoso. Vedi, l'uomo rude. L'uomo rude. Sì. Ehi. Tu guardala con occhio aquilino. Eh? Occhio aquilino. Collo taurino. Vai normalmente, Mi sembra tu la vedi, ti avvicini a lei con passo elegante. Sì. Questo è il passo elegante. Ti avvicini a lei con passo elegante. La vedi? Eh? E le tendi una mano. Da sotto, beh, così. Ma che da sotto? No. Da sotto. No. Centrale. Ma la usa la mano. Oh, non la usa. Le tendi una mano, così che lei... Sì. Poggia la sua mano sulla tua. Guarda, io mi avvicino a lei, allora, come le tendo la mano, lei mi vede, e poggia la mano. Voilà. Va, ho capito. Dopodiché... E fai fare? A questo, Voglio fare la camminata. Passa le gambe. Ehi. Un po' più sportivo, Massimo. Vabbè, sì. Allora, guarda, le tendi una mano, lei poggia la sua. Sì. Dopodiché tu la guardi e le dedichi due versi. Niente! Per esempio. Due versi poetici. Poetici. Oh. Niente! Massimo! Una poesia, ma. Ah, la poesia la posso. Sì, ce l'ho. Con eleganza. Ce l'ho. In questo modo, le tendi una mano, la guardi negli occhi e le. La guardi negli occhi, sopra. Ah sì, gli occhi sono quelli sopra. La guardi negli occhi sopra. E le dedichi due versi, sì. Con eleganza, così. Ma dove? Questa qua, questa ti dicevo, vedi?
Questa qui è eleganza superlativa. No, questa è paralisi progressiva, ma prende la tallone, inizia a salire, arriva al cervelletto, bussa. Adesso bussa, vediamo. E non trovo nessuno. E come mai non trovo nessuno? È stato tutto a Modugno. Ah, Un bre-